questo nuovo video. Oggi video unboxing, che è una tipologia di video che mi avete visto fare raramente sul mio canale, perché sono molto selettiva nelle collaborazioni e nei prodotti che voglio mostrarvi. A meno che io non reputi davvero valido un prodotto o reputi che questo prodotto mi sia utile, tendo a rifiutare le proposte. Ma in questo video farò una collezione di tutti i prodotti che mi sono stati mandati facendo un unboxing. Quindi ovviamente tutte le cose che vedrete in questo video sono state inviate a fini e scopi commerciali, quindi eviterò di scrivervelo sotto, ma ricordatevelo. Iniziamo con un haul di vestiti. Non sono vestiti sportivi, perché io già collaborando con Adidas non ho bisogno di altre cose sportive, e infatti quando questo negozio online mi ha contattato ho deciso di optare solo per vestiti da giorno, da sera o comunque non sportivi, ok? Il brand è Chiquel ed è un brand svedese che sta cercando di entrare nel mercato italiano. Ho voluto prendere una maglietta di Pizzo a maniche lunghe. Questo non è body ma è maglietta, però è talmente stretto che comunque si può infilare anche nei leggings che ho addosso. E ovviamente con un reggiseno adatto, io adesso ho questo, quello nero mio a fascia è chissà dove, in qualche pacco. Io ho preso una taglia M perché la modella sul sito aveva una S, io ho detto io c'ho più bicipite e quindi prendo una M, e infatti mi sta bene. Degli shorts, io adoro questa tipologia di shorts a vita alta. Quest'estate ho letteralmente sfruttato un paio di shorts neri a righe, che però essendo a righe non vanno con tutto. Questi stanno perfetti, che culo, bellissimi. Non so se riuscite a vedere perché è nero. Ta-da! Perfetti. Super classici, super basic e sono perfetti. Ho voluto prendere qualche abito così elegante perché ragazzi sono a Milano e non posso vestirmi solo in tuta, anche la sera quando esco. Potrei. Ho preso questo maglioncino con i buchi sulle maniche, che è una taglia unica. E l'ho preso essenzialmente perché avevo bisogno di un maglioncino un po' diverso dai soliti e perché ho un paio di scarpe dello stesso colore. Quindi se volete fare un giro sul sito vi lascio il link e l'eventuale codice sconto che mi hanno dato. Noi ci vediamo nel prossimo unboxing. Come ben sapete mi sono appena trasferita a Milano e sono innamorata persa della mia casa. Quindi quando questa azienda mi ha contattato per l'invio di un prodotto ho subito accettato perché secondo me è una cosa carinissima. Si tratta di un bouquet di fiori. L'azienda è The Colvin Co. Ta-da! Guardate che bello! Si tratta di un'azienda che vi spedisce direttamente a casa vostra un bouquet di fiori freschissimi. Mi hanno dato un codice sconto che vi metto nell'info box in descrizione. E adesso vado subito a metterli in un vaso. Quindi si mette dell'acqua in un vaso, io uso questo, non mi chiedete il motivo. Poi si mette dentro il vaso, dentro l'acqua, i nutrienti che trovate dentro la confezione. Una mescolata, sembra quando si scioglie la tachipirina, vabbè. Liberiamo dalla carta i nostri fiori e poi prima di metterlo dentro tagliamo in diagonale i gambi. Nuovo giorno, nuovo pacco, questa volta da parte di Benefit Cosmetics. Voi sapete che loro mi hanno preso come caso umano da curare e hanno fatto un buon lavoro nell'ultimo anno e mezzo, devo ammetterlo, e ogni tanto mi mandano dei regali. Questo non è un regalo, questo prima che Luna lo attacchi va diretto in spazzatura. No, cosa c'è qua? Queste cose un po' puzzano però, vabbè. Allora, nella borsina c'è, ragazzi, questo, il Pore Professional, è qualcosa di fantastico, vi giuro, il mio prodotto preferito negli ultimi tempi, dopo quelli per le sopracciglia. Questa è una specie di cremina che si mette prima di applicare il trucco e vi giuro che dà un effetto matte, super satinato, super setoso. Praticamente toglie tutta la parte oleosa della pelle e la rende liscissima.
queste sono le mie descrizioni, non vi aspettate grandi cose. E praticamente questa scatola è un look completo perché ti trucchi sia il volto che gli occhi e le sopracciglia. Manca soltanto l'ombretto, ma insomma, chi non ha una palette da viaggio, ce l'ho persino io. E poi da parte ho trovato questi 3D Brow Tones che non ho la più pallida idea di cosa siano. Vediamo. Sono dei riempitivi delle sopracciglia di diversi colori. Cioè, mi devo fare le sopracciglia blu adesso. Benefit, uno step per volta, ti prego. E poi questi che sono appunto i pacchetti delle Big Bubbles. Ehi, che sono? Ah, è un gloss liquido. Sì, ma io non sono capace a mettere sta roba. Questi qua poi mi si appiccicano tutti i capelli sulle labbra. Che disagio. Comunque sì, ragazzi, per questo vi dico sempre non chiedetemi mai come mi trucco. Prossimo pacco, udite udite, una notizia che scioccherà molti, si tratta di olio. Questo olio è dell'azienda Fontanara e mi ha particolarmente colpito perché si tratta di olio 100% italiano e producono anche olio biologico. Cosa significa che è biologico? Biologico non significa che fa più o meno bene di un olio non biologico, infatti nel sito trovate anche oli non biologici, ma biologico significa che le olive sono state coltivate senza pesticidi, o comunque i pesticidi possono essere stati utilizzati solo in caso di estrema necessità, ma comunque nel rispetto degli standard previsti dalla certificazione biologica. Se mi seguite da tanto tempo, voi sapete che nel mio passato ho avuto un brutto rapporto con l'olio, ma da quando sto bene l'ho reintrodotto insieme a tutte le altre fonti di grassi e secondo me è un ottimo modo per condire i propri piatti. Un'insalata condita con olio e sale secondo me è buonissima, infatti quando sono tornata al Marocco non volevo altro, ho mangiato quello per una settimana, anche se non dovevo perché avevo mal di stomaco, però era davvero quello che desideravo e sono felicissima quindi di poter assaggiare questi oli. Mi hanno colpito particolarmente perché sono 100% italiani e provengono dalla mia regione che è il Veneto, infatti sono della zona del Viverona, del Valpolicella, e vi farò sapere come sono, visto che sono tre diversi. Questo è DOP Veneto Valpolicella. DOP significa che tutti i processi produttivi sono avvenuti nella zona appunto del Valpolicella. Invece state attenti all'IGP, perché l'IGP significa indicazione geografica protetta e per la normativa soltanto l'ultimo passaggio del processo produttivo deve avvenire in una determinata zona geografica. Ad esempio la Bresaola della Valtellina è IGP. Questo significa che la carne con la quale è prodotta la Bresaola può anche non essere italiana o della Valtellina. E questa è una cosa che io guardo abbastanza, quindi DOP è molto meglio di IGP, ricordatevelo. Niente, io quindi vi farò sapere il gusto di questi tre oli, anche la differenza, perché appunto sono diversi, si abbinano a cose diverse, quindi farò un po' la sommelier degli oli. Vedete anche come hanno la forma a bottiglia di vino, quindi molto particolare. E vi farò sapere cosa ne penso. Magari li utilizzo in un cosa mangio in un giorno. Questi oli li trovate soltanto sul loro sito e-commerce, quindi se volete fare un giro sul loro sito vi lascio il link nell'info box. Io concluderei qui questo video. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, che adesso continuo a collezionare gli unboxing di altre cose e poi li metto tutte insieme. Noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ciao ciao!